Vi informo che il 5 novembre, a partire dalle ore 9 fino alle ore 15.30, sarò presente a Lucca Comics. Per seguire i miei spostamenti in fiera vi invito a seguire la pagina Instagram per vedere le mie storie. Detto ciò ragazzi, buona visione! Con gli ultimissimi trailer di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna sono venute alla luce incredibili novità riguardanti questi nuovi titoli che li distingueranno totalmente da Pokémon Sole e Pokémon Luna. I trailer di giovedì, oltre ad essere pieni di notizie, sono anche colmi di piccoli fotogrammi che vanno analizzati nei minimi particolari per andare a scoprire cose più intricate e in generale dettagli più minuziosi riguardanti la futura trama di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Così come avevo fatto nel video di giovedì, quest'oggi andrò a prendere un singolo frame, e in questo caso è veramente un singolo frame, andando ad analizzarlo, andando ad ipotizzare che cosa esso possa significare all'interno di una trama più ampia. Il frame in questione è quello che vedete in questo punto e che rappresenta quello che sembrerebbe essere Solgaleo sulla Torre Prisma nel momento in cui in teoria si supponeva che l'evoluzione, fra tante virgolette, di Necrozma che l'avrebbe portato allo stadio originale sarebbe stata compiuta definitivamente. Una cosa molto particolare, vedere questo Solgaleo in questa posizione, ragazzi, perché è come se Solgaleo riuscisse in un qualche modo a divincolarsi da Necrozma. Del resto nei trailer noi vediamo effettivamente il Necrozma criniera del Vespro in attesa di assorbire comunque energia sufficiente per, si supponeva prima, una probabile sua trasformazione. Questo screen manda in crisi moltissime teorie, perché non può di certo essere un momento precedente alla trasformazione di Necrozma e dalla fusione che otterrà con Solgaleo, semplicemente perché noi sappiamo dai trailer ovviamente che questa fusione avverrà all'altare solare e non in un altro luogo. E siccome poi nell'altro spezzone del trailer vediamo Necrozma criniera del Vespro sulla Torre Prisma, è impensabile che Necrozma e Solgaleo facciano avanti e indietro per 300 dimensioni. Questo screen, questo frame che ripeto nel video si vede veramente per pochissimo tempo e che ho captato dopo averlo visto svariate volte, potrebbe mostrare una parte interessantissima della trama, una parte nella quale Necrozma, nel tentativo di liberarsi di Solgaleo e di Lunala o comunque di raggiungere la sua forma originaria, potrebbe invece lasciare che il Pokémon, insomma, si liberi da solo o che, in alternativa, Solgaleo si divincoli dal Pokémon parassita. Di fatto, ovviamente, quella figura lì sembra essere in tutto e per tutto un Solgaleo, soprattutto a giudicare dalla coda che è assolutamente quella di Solgaleo, insomma. Non può essere di certo la nuova forma di Necrozma e di certo non è Lunala, mi sembrava anche abbastanza ovvio. Ora che questo frame è venuto a galla e ora che l'evoluzione di Necrozma nella sua forma originaria sembra quasi una sorta di utopia o comunque sembra essere in questo screen fallimentare, mi chiedo adesso che cosa succederà per l'appunto a Necrozma. Il Pokémon che vediamo formatosi unendo le due copertine dei titoli verrà veramente alla luce in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna? Questo screen sembrerebbe smentirlo, ma di certo le cose non sono ancora così chiare. Questo Solgaleo lì potrebbe anche essere sofferente, potrebbe anche essere in procinto di morire e magari spostando la schermata un po' più a sinistra si vede Necrozma nella sua incredibile forma originaria pronto ad aprirci il culo. Insomma, questa cosa qua non possiamo ancora saperla e questo piccolo frame non è, diciamo, esplicativo o comunque non ci dà informazioni sufficienti per andare a definire una conclusione ben chiara. Certo è che il fatto di trovarci il Solgaleo che sembra essere eretto sulle zampe e quindi apparentemente in forze ci lascia un pochino straniti, perché noi ci saremmo aspettati che con tutte quelle particelle di luce che si vengono a creare e con l'assorbimento della luce da parte di Necrozma criniera del Vespro, Necrozma avrebbe raggiunto la sua forma luminescente, la sua forma lucente e avrebbe lasciato Solgaleo lì morente. Invece sembra non essere così. Però ragazzi, ovviamente, come già detto,
certo, non è un fattore sufficiente per andare a descrivere un finale di trama e di conseguenza scopriremo che cosa è successo a Sol Galeo solo giocando ai giochi o in alternativa nel trailer del 10 novembre che uscirà, ma questo lo dubito. Detto ciò ragazzi, io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e passate dai social, in particolare da Instagram, per ricevere ogni giorno contenuti esclusivi e per rimanere aggiornati sulla mia attività al di fuori di YouTube. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!